Ed eccoci tornati ancora in diretta sulle fonti TV, ancora con la nostra Trading Week, naturalmente la settimana dedicata al trading a 360 gradi, al di là dell'operatività e delle strategie. Abbiamo cercato, perlomeno in questi primi due giorni dedicati al trading, di sondare un po' il terreno rispetto a quelle che sono le regole d'oro per chi vuole fare trading, per chi lo fa già, perché ci sono delle regole che, come tutti i mestieri del resto, non bisogna mai dimenticare. Allora, ogni blocco di diretta aggiungiamo qualcosa di più. Intanto saluto Enrico Jay, protagonista di questo blocco di diretta. Ciao Enrico, ben trovato. Manuela, ciao, grazie, un saluto a te, alla regia e ovviamente a tutti gli ascoltatori. Ecco, ma leggo in sovrimpressione Trading Week con regalo, tu sei diventato il trader dei regali, degli annunci, cosa devi dirci anche questa volta? Che spero che mi facciate un regalo se avete messo questo titolo. No, speravo che mi dicessi che c'era un regalo per me, invece no, cioè proprio niente. Sto scherzando. No, visto che nelle ultime settimane, insomma, quando abbiamo offerto un PDF con una strategia, con un approccio per chi si avvicinava al trading, sono stato felicemente sommerso da email che lo hanno richiesto e ringrazio gli ascoltatori. Proprio per la Trading Week ho voluto preparare un nuovo PDF, in questo caso un po' più contenuto, un po' più piccolino, ma che va a puntare la lente, a mettere sotto la lente tre titoli azionari che secondo me per il secondo semestre 2021 potranno essere molto molto interessanti. Sono tre titoli azionari che vengono messi nel PDF con i rispettivi grafici, con i miei livelli dove vado a monitorare proprio un eventuale ingresso, un eventuale acquisto su questi tre titoli, che adesso non andiamo a dire, ma sono un titolo italiano, un titolo olandese, quindi europeo, e un titolo del NICE, per cui siamo su Wall Street. Quindi sono tre titoli che secondo me, se arriveranno a determinati livelli indicati chiaramente e precisamente nel PDF, potranno poi sovraperformare i mercati, e quindi diciamo che chi avrà la voglia, nonostante il caldo, di mandarmi una mail, riceverà questo PDF molto molto vabbè molto. La mail si manda, aria condizionata, insomma, il caldo è fuori, no? La mail è comoda, quindi la modalità è quella della scorsa volta, Enrico, cioè chi segue la trasmissione ti scrive e ti dice di aver seguito la trasmissione, quindi chiede questo PDF in regalo. Certo, sarà sufficiente scrivere alla mail, che è sempre la solita, scattacoltrend@gmail.com. È doveroso fare prima due o tre righe di complimenti al sottoscritto, quindi dopo questo mi avranno convinto e io invierò il PDF. Ah, ecco, c'è sempre la fregatura quando ci sono dei regali di mezzo. Ah, ci mancherebbe. Basta scrivere un'email, arriverà il PDF e speriamo che sia, come è stato per finora da inizio anno, proficuo quello che andiamo a indicare. Va bene, comunque approfitto anche per dire che questo video, come tutti quelli protagonisti della Trading Week, potete trovarli tutti quanti in una playlist creata appositamente sul nostro canale YouTube, appunto Trading Week 2021, e trovate tutti gli interventi dei nostri ospiti. Enrico, prima di andare a fare una panoramica sui mercati e stanno già arrivando messaggi, quindi diciamo che questo tuo spazio sarà dedicato anche all'operatività. Prima però ti chiederò le regole d'oro del trading in flash, come sto facendo con tutti. Andiamo a vedere l'indice ZEV, perché era un dato macroeconomico che stavamo attendendo, che mi pare un po' bruttino, perché la rilevazione ZEV del sentimento sull'economia tedesca, perché di questo si tratta, è a 63,3 rispetto al 79,8 del dato precedente. È crollato e oltretutto gli analisti si aspettavano un crollo ma più contenuto, 75,2. L'indice ZEV delle condizioni economiche tedesche invece è con segnale verde, 21,9 rispetto al meno 9,1. L'economia comincia a dare dei segnali decisamente contrastanti, Enrico, e poi almeno così ti aggancio alla solita domanda sui mercati, invece i mercati che segnali stanno dando? Beh, questa mattina già erano uscite notizie non positive per quello che riguardava la Germania, la eccetera eccetera. È chiaro che il discorso della pandemia e della forte intromissione delle banche centrali fa sì che non ci sia più una fluidità nei cicli economici, ma si vada avanti un po' a strappi, a scatti, e questo fa sì che si facciano due passi indietro. Se ci ricordiamo l'ipotesi anche sul PIL italiano o meno 15, e poi si facciano tre passi avanti, per cui adesso così come d'incanto sembra che l'anno prossimo sia tutto positivo, e poi si rifà un passo indietro. Quindi
bisogna un attimo abituarsi a questa situazione. Non è tanto la variante Delta o i tassi, il fatto è che la pandemia e le banche centrali hanno comunque sparigliato le carte in tavola, per cui non si cresce e non si decresce più in maniera naturale e comunque, diciamo, dolce, tra virgolette. Ci sono chiaramente questi strappi, sì. Per cui ci sta insomma che un anno fa sembravamo tutti ormai nell'oltretomba con il PIL, quindi ci saremmo cibati di bacche e radici, e poi quest'anno invece leggiamo che l'anno prossimo il PIL sarà positivo. La verità sta nel mezzo, e quindi dobbiamo abituarci d'ora in poi ad avere dati e controdati che sovvertono le nostre analisi, per cui dobbiamo fare molta molta attenzione. I mercati, esatto, sono e resteranno tendenzialmente rialzisti, perché l'inflazione anche con un aumento dei tassi è sostanzialmente bassa rispetto al 10% che c'era prima di entrare in zona euro, quindi che sia l'1,5 o l'1,8 non casca il mondo, però detto questo è perfettamente legittimo che si possa avere un ritraccio, insomma un periodo di prese di profitto. Teniamo conto che ci sono stati due dati negativi questa mattina sul DAX, e il DAX perde lo 0,39, cioè non perde il 4%, quindi sì. Sì, una minima reazione, però insomma non una reazione così enorme rispetto a quelle che possono essere effettivamente delle notizie negative, no? che ascoltiamo. Ormai l'abbiamo detto tante volte, le notizie positive fanno salire la borsa, le notizie negative fanno agire le banche, e quindi le banche fanno salire la borsa. È chiaro che tutto si muove a zig zag, per cui ci sono salite importanti, discese meno importanti, e quindi quando c'è una discesa come oggi che fa meno 0,39, il nostro indice perde lo 0,20, dire che i mercati scendono, secondo me non è vero, i mercati respirano, i grafici hanno la loro volatilità e vanno fatti respirare, ci sono le spike, i falsi movimenti, i falsi segnali, ma come tu sai, ormai mi odi per questo, io cerco sempre di partire dai grafici settimanali, e da quelli vediamo come è tutto ancora a rialzo. Vabbè, ti odio, un po' di fastidio ogni tanto, dai, adesso non esageriamo, l'odio lo riserviamo a altre persone, anzi a nessuno, così dicono che l'indifferenza sia la cosa principale e più importante. Allora, a proposito, guarda, stavamo facendo un po' di psicologia spiccia, ma mi serve per chiederti anche qualche regola d'oro del trading, lo sto chiedendo un po' a tutti gli ospiti che stanno intervenendo durante questa settimana dedicata appunto al trading, perché la psicologia da trading, peraltro prima abbiamo fatto proprio abbiamo aperto una parentesi su questo tema con un altro ospite, dicevo, è fondamentale, si parte proprio da come ci si approccia ai grafici, come ci si approccia al mercato, e quindi insomma qual è la regola numero uno, Enrico, che bisogna ben tenere presente? Credo che una regola, al massimo due fondamentali, siano una di carattere soggettivo e una di carattere oggettivo. Di carattere soggettivo credo sia doveroso adeguare il trading a se stessi, ossia se si svolge un'attività primaria come il 99,9% di chi ci ascolta, che non è quella di fare trading, ci si alza, si va in ufficio, si prende la metro, si guida la macchina, si sta in fila sulla tangenziale, si sta in riunione, eccetera eccetera. E quindi probabilmente non è consigliabile fare overtrading, fare intraday, andare a fare 100 operazioni al giorno, altrimenti si rischia di vivere col cellulare in mano e dire oddio, adesso sono sotto la metro, non prende, chissà come andrà, non appena ritorna linea, se vedrò una candela verde, una candela, insomma non ha senso, no? Bisogna adeguare il trading alla propria vita e al proprio tempo, e non adeguarsi noi alla borsa, bisogna fare in modo che la borsa lavori per noi. Certo. E quindi pianificare, dire ok, quanto tempo ho io nella settimana per esaminare i mercati? X, bene, in quel tempo io vado a scegliermi il time frame corretto e a impostare la mia operatività, di modo che se io sono per 4 ore in riunione a cellulare spento, posso stare tranquillo, non devo far finta di aver necessità di andare in bagno per vedere cosa fa Eurodollaro. Certo. Quindi credo che da prima si debba proprio impostare l'attività e adeguarla essa a noi. Okay. La seconda cosa, sì, detta e ridetta, e la ridiremo finché avremo respiro, è chiudere delle posizioni in perdita, ossia
Jesse Livermore, che era il più grande di tutti, diceva che il profitto nel lungo periodo è un insieme di operazioni chiuse in rosso e chiuse in verde. E lo stesso Gann, che ha 20 regole che troviamo su Google, e Gann possiamo dire che era sufficientemente bravo, oserei dire più bravo di me, nelle sue 20 regole, alla seconda, non alla diciannovesima, ma alla seconda, consigliava di mettere gli stop loss. Quindi se lo Ok. faceva Gann e se lo faceva anche Livermore, direi che Enrico Jay e Mario Rossi debbono farlo. Va bene, allora iniziamo anche con dei messaggi. Io partirei da questo che vabbè, molto carino rivolto a te. Roberto ci scrive per il guru Jay. Attenzione perché se sei il guru A Roma è devi una parolaccia, però, eh. come una parolaccia. Ti dicono sempre a Roma vaffanguru. Ma no. No, in questo caso no, ma dai, ma mi massacri Sto così il scherzando, ma ci telespettatore. credo. Vabbè, il guru, sei il guru della giornata, Enrico, quindi attenzione. E poi non solo rincara la dose dicendo che view ha il maestro con la M maiuscola, quindi insomma, che responsabilità che hai oggi, Enrico, Basta. su Bayer e da dei livelli. Io l'ho in carico a 52,25, aveva superato 53,30 per 4 sedute filate e io ho incrementato sulla forza, però poi ha ritracciato e oggi continua appunto a ritracciare. Che fare? Allora, andiamo subito a vedere la situazione su Bayer. Io Sì. credo che finché il prezzo si mantiene sopra i 50 euro, vada assolutamente tenuto il titolo, ma per un motivo molto semplice, perché è un titolo che ha performato molto di meno rispetto all'indice, perché i 50 euro sono oggettivamente un livello statico supportivo, e poi soprattutto perché 50 euro sono una cifra tonda, una soglia psicologica. Vediamo come con la candela del 23 giugno i minimi fossero andati a 49,70, poi subito riassorbiti e chiuso sopra i 50. Quindi per ora i 50 euro sono un'area dove gli investitori comprano. È chiaro che una chiusura sotto ai 50 euro credo che imporrebbe di chiudere e prendersi una piccola perdita. Ok, va bene. Beh, adesso è 51,36, quindi finché si mantiene sopra questo livello, insomma, hai spiegato bene. Allora, Enrico, poi Claudio chiede un'analisi sul wheat, sul grano. Grano o frumento, e sul wheat la Sì. situazione lo stiamo andando a prendere. Ti vorrei chiedere cortesemente, Sì. Manuela, se potessimo vederlo sul weekly. Ti Certo. Allora, ringrazio come al settimana. solito. Ecco qui. Sì, perché sul weekly vediamo come la candela che attualmente si sta formando sia una candela di cosiddetto rifiuto del prezzo. Cosa si intende? Si intende che i massimi della candela, calcolando che oggi è martedì, vuol dire i massimi di ieri, sono andati quasi in area 700, ma effettivamente poi sono stati subito riassorbiti al ribasso, e adesso abbiamo i minimi delle ultime candele a 640. La candela attuale è una candela non positiva, quindi io credo che se dovessimo avere una chiusura di questa settimana sotto ai 640 dollari, andremmo anche molto velocemente a riprendere i 600 dollari, che sono un supporto che ha tenuto per aprile e per marzo, e oltre a essere anche in questo caso una soglia psicologica. Quindi proverei ad attendere i 600 dollari per un ingresso long, perché comunque il trend di fondo attualmente è rialzista, quindi uno storno importante ci consentirebbe di entrare a un prezzo buono a favore di trend a 600 Ok, dollari. allora visto che ci sono un paio di messaggi che ci portano sui bancari, cosa ne pensi del comparto bancario? Io vediamo se riesco a ritrovare su Trend Online c'era proprio un approfondimento. Ecco, no, in realtà veniva messo in evidenza come con questa è una notizia di ieri, insomma, Piazza Affari in accelerazione con le banche che brillano. Però vabbè, insomma, facciamo un discorso generale sui bancari e poi ti leggo quali sono i titoli che hanno selezionato i telespettatori. Allora, i bancari hanno un trend chiaramente positivo, ma sono arrivati nelle ultime sessioni a, secondo me, a degli eccessi di prezzo. Parlo di Unicredit, di Intesa, di Mediolanum, sulla quale sono short da qualche giorno, e credo che quindi vivremo alcune sessioni di ritraccio sui bancari, e questo potrebbe regalare delle occasioni di ingresso su alcuni titoli. Li cito al volo: Unicredit a 9,50, Popolare Emilia Romagna a 1,78, che ha un bellissimo supporto,
anche Intesa, insomma, se torna e si riavvicina in area 2.10, offre bellissime opportunità. Quindi, trend rialzista, ma attualmente mi aspetto che possano fare un piccolo storno. Ok, allora i titoli bancari che chiedono sono BPM e Banca IFIS. Partiamo da BPM. Dalla cara BAMI Sì. BPM, possiamo vederlo sul weekly? Ti chiedo Certo, cortesemente. è già sul weekly, guarda, È eccolo già qui. sul weekly, Sì. perfetto. Allora, sul weekly vediamo che i 3 euro sono stati una chiarissima resistenza, cifra tonda. E il massimo è stato fatto con una candela pin ribassista e poi la candelona rossa successiva. Chiara candela bearish che forma anche un pattern engulfing bearish appunto con la pin precedente. Attualmente cosa accade? Quello che ormai dico in maniera noiosa sempre. La penultima candela è una candelona rossa, la candela attuale è arrivata al massimo a testare la metà di quella candelona rossa e quindi i 2,77 e 2,78 sono ancora resistenza valida. Per cui mi aspetto una nuova fase di debolezza che potrebbe portare il titolo in area 2,56-2,57, che è la metà della candela importante rialzista del 10 maggio. Quindi area Ok, 2,55-2,57 credo sia un ottimo ingresso long. E poi d'accordo, IFIS. IFIS esattamente. Allora, Oggi che banca ce l'avamo IFIS. imparati, BFF di Banca Pharma Factory, Aspetta, non ce la aspetta, aspetta, faccio. vedrai che la arriverà. Sto scherzando. Esatto. Io dico sempre: rubo del tempo con battute meschine per andare a A recuperare i prendere i grafici. grafici, ormai ti conosciamo, Assolutamente, Enrico, vabbè, insomma. assolutamente quello. Abbiate pazienza. Allora, Banca IFIS è un titolo che per il suo core business, che è andare a recuperare crediti che le vengono ceduti da banche più importanti, è un titolo che opererà alla stragrande, performerà alla stragrande, secondo me. Perché è una banca particolare da questo punto di vista. I massimi a 14 però sono stati un livello che ha ben respinto il prezzo e anche se ieri ha performato bene, io credo che potremo rivederla ai 12,50 che sono i minimi del 16 giugno ed è un'area supportiva che mi piace molto. In generale è uno di quei titoli bancari che metterei in portafoglio con una size contenuta da tenere per molto molto tempo. Faccio questo discorso proprio perché Banca IFIS compra i crediti inesigibili da altre banche, quindi ha un suo particolare percorso e perché i massimi di Banca IFIS del 2017 sono in area 43 euro, adesso siamo a 14, quindi ha Eh tanto sì. Va spazio per salire. bene, altro titolo di Fabrizio, richiesto da Fabrizio, Atlantia. Atlantia, Croce e Delizia, me lo chiedono sempre, Croce e Delizia perché sono long, sono attualmente in sofferenza perché anche io ho posizioni in sofferenza, anche io le chiudo, quindi ecco, tornando alle regole del trading. Allora, ha una lunga fase di congestione ancora in atto, adesso siamo nella parte bassa, io spero che risalga, se non dovesse risalire e tornare in area 15,20, 15,10, credo che potrebbe essere un ottimo livello di ingresso, ma vediamo come proprio il grafico che ci mostri, Emanuela, è Sì, oh, chiarissimo. Si sta in una sì. fase di trading range. Qui occorre che esca la notizia per cui, ok, Benetton, Presidente della Repubblica e ponti gratis per tutti, ossia sono quelle situazioni finanziarie barra politiche per cui vedi che un titolo è estremamente lontano dai massimi pre-pandemia e così via, per cui lo prendi perché aspetti che succeda qualcosa. Quindi, Certo, come analisi sì. tecnica, un rientro in area 15 e 10 per me è un segnale long nuovo. Chiarissimo, chiarissimo. Allora, Enrico, buongiorno, un titolo sottile. Come vedi Eurotech entro l'anno? Quindi possiamo rispondere con calma? Guarda Sì. Beh, guarda, abbiamo un po' di tempo, se vogliamo stare qua che un po' a parlare di Eurotech, se voglio dire. inventarsi queste battute così al volo non è No, facile, no, assolutamente, ma guarda, ci inventeremo un format con... Io ti ho definito il trader delle sorprese degli annunci, ma mi verrebbe qualche altro aggettivo da eh? No, piopparti, però vabbè. faremo un format con Giacomo e con Meme Economics, ci inventeremo Scusa, qualcosa. ma non ho capito, ma io ti dico facciamo un format, tu lo fai con Giacomo, cioè io sono qua a dare idee per poi fare agli altri.
Dobbiamo collaborare tutti. Allora, Eurotech abbiamo una serie di minimi crescenti Sì. e ha, secondo me, aveva dato prima un segnale long, che io l'ho anche segnalato sui social, quando ha rotto i 4,60 con la candela. Ti chiedo scusa se potessimo vedere il Sì. daily in questo caso, perdonami. Certo. Con la candela rialzista piena bullish che ha fatto il 14 di giugno, aveva rotto quel livello, poi vi è tornato sotto e ora sta rientrando. Io credo che sia un titolo long anche da subito, perché ovviamente è molto decorrelato, anche in questo caso siamo lontanissimi dai massimi che sono in area 10 euro. Credo che sia un long da subito e per fine anno credo che potremmo vederlo anche in area 6,50. 6,50 che sono tutti i massimi del 2020 fatti tra aprile e maggio. Quindi secondo me è un titolo che si potrebbe monitorare e considerare da subito in ottica long con un target da qui a fine anno ai 6,50 euro. Ok, va bene, poi altro messaggio, leggo proprio te parola per parola. Buongiorno, Jay è davvero una persona speciale nel mondo del trading. Può darmi una sua view sul FTSE 100 in intraday? Ringrazio mio cugino per questo messaggio. Va No, mi bene. spiace che non si sia firmato perché poi l'avrei ringraziato probabilmente di persona. Sul FTSE 100, quindi parliamo dell'indice inglese, Sì, adesso lo vado a prendere, intanto se tu... è un'operazione che ho fatto questa mattina in intraday, l'avevo shortato, Sì. prendendo pochissimo profitto per la verità. In intraday, secondo me, è ancora ribassista, perché il livello che io ho posizionato come stop ai 7.187 è un livello che credo non sarà rotto. Mi aspetto che adesso sta a 7.156 il cash, quindi mi aspetto di vederlo anche in area 7.130, 7.135 nella giornata, quindi parliamo di intraday. Il tutto perché mi aspetto in generale, e chiedo scusa se provo a cambiare, non a cambiare discorso, ma a fare una chiosa. Ieri siamo andati pesantemente short sul dollaro canadese. Sì. Al momento siamo ben premiati. Il dollaro canadese, come sai, ovviamente al di là dei tassi e tutto, rispecchia in maniera molto precisa il movimento del petrolio. Il petrolio per ora non dà cenni invece di debolezza. Credo che, come spesso accade, le valute siano il vero timone per i mercati, quindi mi aspetto da questa debolezza del dollaro canadese altrettanta debolezza sul petrolio a breve, nel senso che questo mancato accordo vuol dire che prima o poi si rivedono e lo Eh trovano un sì, accordo. peraltro tra poco parleremo, sì, l'OPEC Plus che si è arresa, insomma, tra poco parleremo proprio di valute e di petrolio, perché è vero, c'è il timore dei mercati come hai detto tu. Allora, chiedo a Enrico, altro messaggio, come vede Autogrill sul lungo periodo? Ottimamente. La vedo ottimamente perché è un titolo che avevo analizzato nel fine settimana, Sì. vorrei riuscire a riprenderlo velocemente se ci riesco, chiedo solo un secondo di pazienza all'ascoltatore, ottimamente perché tutto il livello dei 6 euro è un livello supportivo molto interessante e adesso si è formata una resistenza ai 6,60 euro. Quindi credo che una rottura al rialzo dei 6,60 euro darà subito un target ai 7,05 che sono i massimi del 23 giugno. Ma in generale è un titolo che ha sorpreso i mercati perché non ha risentito della voce, anzi della voce della notizia che uscì molto tempo fa dell'aumento di capitale. Anzi, da quel momento stranamente è salito. Adesso sta formando, secondo me, un triangolo rialzista con dei minimi a crescere dal 22 aprile in poi. Quindi secondo me una chiusura sopra i 6,60 darà il là per un rialzo con un primo target veloce ai 7,05 e poi agli 8 euro dove si Sì. andrà a chiudere il gap di febbraio 2020, un gap partito con la pandemia. Ok, allora andiamo a fare ancora un paio di messaggi. Eni, a proposito di petrolio e petroliferi. Eni, come lo vedi? Allora, è vero che quando si parla di Eni, Tenaris, Saipem, Anadarko e si dice petroliferi. Non è più vero però in questo periodo perché il petrolio ha continuato a salire a tambur battente
Eni Teneris Saipem, no. Quindi che cos'è successo? Perché il petrolio ha fatto nuovi massimi e Eni no, invece non è riuscito a rompere 10,80 euro i massimi di giugno? Io faccio trading, non ho alcuna competenza da questo punto di vista. Devo prendere atto che il petrolio sale e i petroliferi italiani no. E quindi devo dirmi, se adesso il petrolio si ferma o respira, come è legittimo aspettarsi, quanto potranno scendere i petroliferi italiani che non hanno avuto neanche la forza di seguire il trend del petrolio? Questo assunto per dire che non andrei long assolutamente su Eni, in primis perché appunto 10,80 sono una resistenza forte e molto vicina, quindi non ci sarebbe spazio per andare a fare un guadagno sufficiente. Mi aspetto una discesa sui petroliferi e mi aspetto che Eni vada a riprendere area 9,70, che è un supporto meraviglioso fatto il 23 marzo e il 3 maggio. Quindi solamente su una forte debolezza di Eni in area 9,70 proverei l'acquisto. Ok, andiamo a vedere ricordati, Enrico, altra richiesta. Ricordati. Eccolo qui, 48,73 la quotazione in rialzo dello 0,16% in questo momento. Ricordati, altro titolo maledetto in senso buono, cioè titolo che va per affari suoi, titolo che non si attaglia molto ai movimenti del nostro indice. Ha rotto una resistenza chiarissima che era in area 46-47 euro e da lì ha provato ad avvicinarsi ai 50 senza minimamente riuscirci, 49-10 lo hanno respinto. Quindi in un'ottica long, perché il trend primario è rialzista, proverei ad attendere i 46 euro, anzi chiedo scusa, ad attendere Sì. i 46,70 per un ingresso long, non prima, 46,70. D'accordo, mi chiedono un altro bancario, Enrico, Unicredit. Andiamo a vedere anche Unicredit. UniCredit, lo dico mentre lo cerco, ha un livello statico importantissimo a 9,50 che era stato rotto, era un livello, ti chiedo cortesemente il weekly per favore, Manuela, perdonami, lo facciamo a Certo. beneficio degli ascoltatori in Ecco base ai qui. titoli che chiedono. Ecco, vediamo come i 9,50 siano un livello statico che era una resistenza importantissima, che ha tenuto a giugno del 2020, a luglio del 2020, a novembre del 2020 a marzo del 2021. In questo anno e mezzo i 9,50 hanno respinto il prezzo, poi rotto al rialzo a maggio e ora tendenzialmente dobbiamo sperare che il prezzo si riavvicini a 9,50, quindi diciamo anche 9,60, 9,65 per un ingresso long, quindi andare a validare quella resistenza che è stata rotta come supporto Sì. Ok, semplicemente andandola a ritestare. Secondo me possiamo farcela. allora Enrico, resta ancora con noi qualche minuto, però voglio far intervenire anche un altro ospite. Tu poco fa hai detto le valute saranno il timone, sono il timone dei mercati. Allora, guarda un po' chi ti ho portato, Fabrizio Mastroforti, che peraltro anch'io rivedo dopo un po' di tempo. Ciao Fabrizio, Strategist Istituto Svizzero della Borsa, e ben trovato. Buongiorno a te Emanuela, ciao Enrico Ciao e Fabrizio. un saluto a tutti i telespettatori delle fonti. Ecco, e tra poco appunto con Fabrizio Mastroforti andremo a vedere le valute più interessanti e poi faremo un quadro tecnico proprio sull'oro e il petrolio. Vi volevo far diciamo incontrare insieme. Prima Fabrizio ti chiedo di attendere ancora un minuto perché ci sono ancora un paio di messaggi per Enrico e poi lo salutiamo. Allora, intanto così raccogliamo anche messaggi sulle valute e se volete sapere qualcosa di più su oro e petrolio, poi Fabrizio risponderà a voi. Allora, buongiorno analisi, questo è il messaggio di Franco di Sogefi e Saras. Così chiudiamo il cerchio dei titoli. Enrico. Allora, Saras lo lasciamo per ultimo perché vado veramente a memoria su Saras perché ormai è un titolo Sì. che noi di Scatta Gold Trend adoriamo in maniera proprio, ce lo coccoliamo. Allora, Sogefi ovviamente è un trend rialzista chiarissimo, massimi e minimi crescenti e ha una area supportiva vicinissima a 1,33, ma come vediamo benissimo dal weekly, la ultima candela non è una candela che ci possa far credere che lo storno sia esaurito.
Potremmo tentare in teoria in settimana di andare a fare un retest in area 1,39, quindi a metà della candelona rossa che vediamo, e quello è sempre un livello di resistenza, ma mi aspetto che poi sfoghi ancora un pochino più in basso il movimento ribassista per andare a chiudere lo storno. E questo secondo me potrebbe accadere in area 1,26. Okay. Sono i massimi fatti per tutto gennaio e poi sono stati retestati successivamente. Mentre su Saras è un titolo che ha chiaramente invertito il suo trend ribassista pluriennale, era stata quotata a 6 euro, l'abbiamo vista sotto 0,50, nella parte centrale del grafico vediamo la fase di accumulazione, la ripartenza, e noi adesso stiamo aspettando che ci regali un retest a 0,65, quello credo che secondo me sarebbe un livello meraviglioso per un ingresso al rialzo in ottica di medio periodo, 0,65. Va bene, allora Enrico, ripetiamo che insomma chi ti scriverà, adesso dai tutti i riferimenti dicendo di aver seguito questa trasmissione sulle fonti TV avrà un PDF in regalo, dai tutti i riferimenti del caso così possono cominciare a scriverti fin da adesso. Certo, allora l'email è ovviamente la medesima della volta scorsa, scattacoltrend@gmail.com, il PDF vede all'interno tre titoli azionari, un italiano, un europeo di Amsterdam per la precisione e un titolo del NICE, quindi su Wall Street, che per tutti e tre i titoli, per tutti e tre i grafici messi nel PDF vengono indicati dei livelli che reputo assolutamente importanti, e da quei livelli sarà interessante andare a ipotizzare un ingresso in acquisto sui titoli che credo potranno sovraperformare i mercati da qui a fine anno, quindi ecco. Chiunque mi scriverà e avrà visto la trasmissione riceverà il mio PDF. Dopo la scorsa puntata ci sono arrivate più di 100 mail, dico bene? 109. 109, hai tenuto proprio il conto. Vediamo, e questa è la sfida del giorno, se supereremo questa cifra. Quindi scrivete, tempestate Enrico J di mail, tanto così si mette a lavorare un po' anche per noi. Intanto continuano ad arrivare messaggi per te, ma insomma non dobbiamo salutarti, quindi ti diciamo dirottiamo i nostri telespettatori direttamente sui tuoi canali. Grazie Enrico e a presto. Manuela, io ringrazio tantissimo te, le fonti, la redazione, ovviamente tutti gli ascoltatori che hanno la pazienza di sopportarmi anche le mie battute. Okay. E un abbraccio grandissimo a Fabrizio e gli auguro buon lavoro. Va bene, se ti sopporto io possono sopportarti anche loro, mettiamola così. Va bene, scrivete Enrico direttamente.